Zicher in questo momento deve solo cercare di tenere la palla in gioco. Era andato addirittura a rete su servizio, cosa che non fa spesso. Era un siluro, è uscito di niente questo dritto di Becker. 40-30. A rete sulla seconda di servizio, Messier. È proprio con la testa nel quinto set. Cheers. 40 pari. È qui che alcuni giudici arbitri italiani mi dicono che bisognerebbe dire parità. E invece io sostengo che è più giusto dire 40 pari. La differenza tra parità e 40 pari, che 40 pari è sicuramente una situazione di punteggio nella quale si sono giocati 6 punti nel game, 3 ne ha vinti uno e 3 li ha vinti l'altro. La parità può avvenire all'ottavo, al decimo, al dodicesimo punto. C'è la possibilità in sostanza di dare un'indicazione, di distinguere. Messier è in preparazione per il quinto set. Se poi riesca a rientrare in partita è tutto un altro discorso. A proposito di quello che dicevi sulla parità, allora si potrebbe anche dire prima parità, seconda parità, certo, terza, certo, parità, per essere precisi. È dire vero, quanti infatti, punti sono infatti stati. Qualche volta, ogni tanto, noi ricordiamo, sono stati giocati 10, 12, 14 punti. Non sempre, magari. Advantage Messier. Vantaggio Messier. L'impressione è che tutti e due stiano pensando al quinto set. Ma qualcuno il quarto lo deve giocare. Lo giocano, ma non ci pensano tanto. Becker con il dritto e Messier interrompe una serie di 7 giochi consecutivi per Boris Becker. Il punteggio è 4-1 Becker nel quarto set. Pare che la tattica delle banane funzioni. Becker ne ha mangiate già 2 o 3. Invece Messier niente banane, Beve per dimenticare. Uno a favore di Boris Becker nel quarto set, 2-7-1 per Gattone e Messier, ma sarebbe una grossa sorpresa se non si andasse al quinto set. Anche perché adesso serve Becker.
che è avanti di due break. E l'impressione è che a questo punto, anche se è in svantaggio di un set, il favorito sia già Becker. Non ha nemmeno colpita troppo bene la palla in questo smash, Mashir. Era difficile sbagliarlo. Mamma mia, gran dritto di Becker, violento, preciso. Già quello di prima, che ora vediamo, aveva costretto Mashir a giocare quasi in demi-volée, vedi qua? Io l'ho lasciato fermo. Ace, 30-15. Il nono ace di Becker. Sì. Servizio proprio sulla riga. Lascia andare il passante di Becker Mashir ed ha ragione, perché la palla finisce fuori, attaccato con un bel anticipo di rovescio Mashir. Accelerazione e controtempo. Allora sta giocando benissimo Mashir. Sì. 30-40. Palla break. Il break ne ha due di svantaggio Mashir. E poi adesso che pensa ormai di aver perso il set, gioca bene, ma se poi va a 4-2, 4-3, allora torna a pensare. Guarda come ha risposto a quel servizio. Ma sul passante di Becker non c'è niente da fare. Si è fatto trovare in una brutta posizione, Mashir, troppo la vicino. Terra di nessuno. Sì, vicino alla riga di battuta. Tentato lo slice esterno, anche perché le ultime volte Mashir aveva risposto di rovescio molto bene. Vantaggio Becker. Advantage Becker. Becker 5-1. Becker leads 5-2-1.
Vediamo se mi cerca di tenere il servizio per cominciare a battere lui nell'eventuale quinto set. Bisognerebbe far così. Lo pensi. 0-15, ma non così. No. Va fuori giri Becker, 15 pari. La palla era molto bassa, Becker avrebbe voluto piegarsi molto di più, poi fare una rotazione più accelerata per tenere il dritto dentro. Viene avanti bene, Mechir chiude la volée di dritto. 35. Mechir gioca di rovescio con i piedi proprio molto ben piantati per terra, proprio la posizione è perfetta. Sempre in equilibrio. E qui cosa gli ha fatto? Peccato che è andata fuori. Ha cercato il lob di stato. Oddio. Ma non gli è riuscito. 30 pari. Con il dritto Becker ed è set point 30-40. Fuori il rovescio di Becker. Ha giocato un dritto molto lavorato, Mechir, molto tagliato, strano effetto. Vantaggio Mechir. Advantage Mechir. Marino sta cercando di seguire il tuo consiglio, di tenere questo servizio per poi cominciare a battere lui nel quinto. Sì, d'accordo, ma sai, una volta si può cercare di vincerlo, non si riesce. Ma non ci si riesce. Vantaggio pari. Un po' di sfortuna, eh? Era bello questo rovescio. Splendido questo rovescio. Rino prende la penna rossa. Point, eh? Sì, e sto già cerchiando di rosso. Fallo
Conclude male un set giocato malissimo Gattone Mecir, si va al quinto set quando si gioca da 3 ore e 12 minuti. E se il tennis ha delle regole, se queste regole sono regole psicologiche, non sono regole naturalmente del regolamento scritto sui libri, ecco, ripeto, se il tennis ha delle regole, Becker dovrebbe vincere il quinto set. Giocatori in rimonta, soprattutto un giocatore che nel quarto set non ha trovato troppa resistenza da parte del suo avversario, un Mecir che sicuramente non può dimenticare di essere stato in vantaggio non solo di 2 set ma anche di 3-1 nel terzo set. Ripeto, sarebbe una grossa sorpresa se a questo punto Becker non riuscisse a completare la sua rimonta. Che quote daresti allora in questo momento? In questo momento Becker vale 1/4. Questione di 2 set pari, però Becker ha fatto 17 punti più del suo avversario. Non riesce a giocare la risposta, Mecir, 30-0. Questo un gesto di Mecir esprimeva certa rassegnazione. Sono momenti, tra un po' magari è lì che combatte. Gran passante di dritto di Mecir, tutt'altro che fare. Anche perché aveva risposto già molto bene di rovescio, guarda lì. Mentre ce lo fanno rivedere 2 o 3 volte. Accelera di rovescio Mecir, sbaglia Becker di dritto. 40-30 da 40-0. Becker potrà anche vincere, ma stasera non è stato sicuramente il miglior Becker. Ha sbagliato molti dritti in corsa. Dai, il miglior Becker in questo torneo non l'abbiamo ancora visto. Ha ripreso una bella palla, guarda come lo fa correre Mecir. È bravo Becker perché ha corso, ha tenuto lo scambio, costretto lui all'errore Mecir. Becker tiene il servizio, conduce 1-0 nel quinto set. Adesso vediamo cosa succede, perché tutto sommato che Becker tenesse il servizio nel primo gioco del quinto set era abbastanza regolare. Adesso vediamo se Mecir è ancora competitivo oppure no. È da corsa. Thank you. Quietly.
questo più che una volée di dritto è un dritto al volo. Sì, giocato da metà campo. 15-0. Colpo difficile da fare quello che ha fatto ora Messi. La riga di fondo, la risposta di Becker, che poi però sbaglia il rovescio. Sì, si lamenta con il pubblico che ha fatto un po' di rumore. C'era stato un mormorio perché la palla di Becker aveva preso la riga, e quando una palla prende la riga c'è sempre metà del pubblico che la vede buona e metà del pubblico che la vede fuori. È difficile tenere il silenzio in quei momenti. 30-0. Gran palla. Che angolo. Potendo. 40-0. E circa 52% di prime di servizio, Becker il 45%. Ha vinto il 63% dei punti quando ha messo la prima di servizio, Becker il 76%. Potendo. 40-15. Volée alta di rovescio per Boris Becker, è stato bravissimo ad attaccare sulla risposta, e 40-30 da 40-0, stesso andamento del punteggio del primo gioco, anche lì Becker è andato 40-0, poi 40-30 aveva chiuso il game. Adesso vediamo se Messi riesce a fare altrettanto. Che batte sempre con una palla sola in mano, l'altra la tiene in tasca, come fanno molti giocatori che hanno il rovescio a due mani. Out il dritto di Messier, e qui siamo 40 pari. Game diventa importante, perché Messier perdesse un game in cui è stato 40-0, suo morale finirebbe sotto le suole, eh? Rebound day. Poca fortuna per Becker, aveva giocato una grandissima risposta di dritto. E di poco. Fuori la risposta di Becker. Uno pari. La nostra piccola scommessa, Osvaldo, un minimo di supporto a Lecir glielo dobbiamo dare, perché se ci crolla in questo quinto set, certo, è meno divertente la partita. Noi facciamo sempre il tifo per la partita. Uno pari dunque, con Becker al servizio. Oh Maria, ehi! Risposta molto aggressiva di Messier. Perché io? 15 pari. Si è trovato la palla nei piedi Becker, che aveva appena servito. Errori gratuiti, tantissimi. Questo però di Messier non è un errore gratuito, è un
un errore provocato dal dritto di Becker.